Caro bollette, gli aumenti preoccupano famiglie ed imprese, non solo il gas ma anche l'elettricità. Confesercenti Liguria, sotto mano un quadro piuttosto nero di diverse aziende locali. Il movimento è saldo, ripartiamo da zero, così Francesco Bruzzone della Lega, rieletto senatore. Ho fiducia nel nuovo governo, spiega, porteremo avanti le linee condivise con tutto il centrodestra. Ripartono i corsi di canto e organo dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra. Le iscrizioni sono aperte, ci si può rivolgere all'ufficio liturgico alla via il prossimo 3 ottobre. 60 maestri di golf da tutta Italia si sfideranno a Rapallo per il campionato Teacher. L'evento, il 4 e 5 ottobre, sarà in memoria di due golfisti scomparsi, Adriano Brizzolari e Michele Avanzino. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tiguglio. Oggi i temi legati all'energia all'inizio del nostro telegiornale. Caro bollette, aumenti che preoccupano famiglie ed imprese, non solo gas ma anche elettricità, dopo che ARERA ha aggiornato il costo per l'ultimo trimestre dell'anno con un rincaro del 59%. Confesercenti Liguria, sotto mano un quadro piuttosto nero di diverse aziende locali. Sentiamo. La situazione qual è tra chi vive giorno per giorno questo problema? La situazione è assolutamente drammatica. Per esempio abbiamo fatto una riunione con i distributori di carburanti che hanno bollette che, come tutti quanti, sono sostanzialmente raddoppiate e rischiano di dover addirittura arrivare alla chiusura degli impianti, così come oggi siamo qui a Sestri per parlare ovviamente di turismo e c'è una forte incidenza anche su quel settore e rischiamo in qualche maniera di tornare indietro anche sui temi della destagionalizzazione, costringendo gli hotel e altre strutture ricettive a dover chiudere per restare nei costi. Il rischio è proprio quello di conviene tenere chiuso e non aprire piuttosto che pagare bollette che poi non sono più sostenibili. Quando i costi delle bollette a questo punto riescono addirittura a superare quelli degli affitti, per esempio dei locali, si capisce bene che l'incidenza rispetto ai bilanci è drammatica, per cui si rischia veramente di ingenerare un meccanismo, se non ci sono interventi immediati, da questo punto di vista estremamente negativo. Qualche esempio di bolletta? Pubblici esercizi che avevano bollette attorno ai 1.000-2.000 euro che sono diventate 5.000, stazioni di servizio che avevano bollette magari con anche autolavaggi eccetera che avevano bollette attorno ai 5.000 che sono diventate 11, 14 eccetera, cioè situazioni davvero ingestibili. Che cosa si può fare? Sicuramente il primo tema è quello delle risorse, nel senso che bisogna fare un ragionamento immediato che possa garantire risorse subito, magari anche facendo dei ragionamenti su quelle che sono le spese correnti dello Stato da dedicare a un'emergenza che è assoluta. Ovviamente credo che un altro tema importante possa essere anche quello di discutere sicuramente l'utilizzo dei fondi strutturali, quindi della nuova programmazione europea che sta in realtà partendo adesso, quindi quella 21-27, per stornare una parte delle risorse e nella stessa ottica emergenziale con cui si è operato per il Covid-19 dedicarle all'emergenza del caro bollette. E ora torniamo sui temi elettorali. Oggi ascoltiamo le parole di Francesco Bruzzone, rieletto al Senato con la Lega. Abbiamo dato un contributo di buon senso al precedente governo, ma ora si riparte da zero, ha detto, per poi aggiungere: al suo interno il movimento è saldo, porteremo avanti le linee condivise con tutto il centrodestra. Sono tanti i ragionamenti che frullano nella testa di Francesco Bruzzone, 60 anni, originario di Stella, riconfermato senatore alle ultime elezioni. Ma un paio di concetti, spiega il leghista, sono chiari e imprescindibili. In primis, il contatto con il territorio. Siamo abituati a girare neanche nel territorio, a parlare con la gente. L'abbiamo fatto durante la legislatura, durante il corso degli anni, durante l'ultima campagna elettorale. Sto continuando a fare anche, fanno anche adesso in queste prime ore. Secondo, fare presto per aiutare la gente. Siamo usciti da un governo strano, anomalo, dice, costruito insieme ad altri partiti con visioni differenti. Sono fiducioso, prosegue, nella Meloni e in questo governo di centrodestra, finalmente eletto e non imposto da qualcuno, anche se l'abbiamo pagata in termini di consensi. Sarà difficile governare, ma soprattutto sarà difficile far fronte a tutti i problemi di crisi che stanno arrivando, però responsabilmente siamo pronti ad andare avanti. L'organizzazione c'è tutta, le assicuro che migliaia e migliaia di militanti, migliaia di sedi nel paese, anche nella nostra regione, non sono state minimamente intaccate e quindi ripartiamo da questo. La discussione sulla tenuta del partito, prosegue Bruzzone, è più sui giornali che dentro il movimento, che invece è rimasto saldo. Ripartiamo da zero, conclude, porteremo avanti le linee condivise dalla coalizione e i temi caldi del paese. Il territorio chiede
e di essere fortemente rappresentato, ma soprattutto la gente comune chiede che vengano affrontati i problemi di tutti i giorni, da quello della bolletta, quello dell'energia, quello della vivibilità e anche quello della sicurezza, che non è mai un tema da dimenticare, soprattutto per noi della Lega, che in passato abbiamo dimostrato con il ministro dell'Interno Salvini di saperci fare. E ai risultati elettorali delle politiche 2022 sarà dedicata la diretta direttamente su all'inizio della nuova stagione televisiva lunedì prossimo alle ore 21 su Telepace 1 al canale 12, il Levante in Parlamento, i temi che verranno approfonditi, quelli legati alle elezioni politiche e anche ai temi elettorali che verranno poi sviluppati con gli ospiti in studio. Saranno presenti Roberto Traversi, Valentina Ghio, Roberto Bagnoli e Luca Pastorino e poi diversi collegamenti e interventi direttamente su lunedì sera ore 21, l'inizio di una nuova stagione televisiva. Ora apriamo la pagina diocesana e parliamo del momento di preghiera ecumenica, il tempo del creato, che si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 sulla Piana dell'Entella, l'Orto della Carità, curato dagli volontari dell'operazione Matto Grosso. Si terrà la celebrazione presieduta dal pastore Martin Ibarra, il parroco ortodosso romeno Cosmi Pandrà e il vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. Nel corso della celebrazione porterà la sua testimonianza Fabio Costantini della frazione di San Massimo a Rapallo, appassionato nell'educare i piccoli alla cura del creato. Al centro della preghiera ci sarà il segno del roveto ardente. Le comunità parrocchiali di San Giacomo di Corte e di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure accoglieranno domenica il nuovo parroco Don Luca Sardella. La celebrazione avrà inizio alle 15.30 sul sagrato della chiesa, dove il sacerdote giungerà accompagnato dal vescovo De Vasini. Don Luca Sardella, quarantenne rapallese, ordinato il 24 novembre 2013, lascia le parrocchie di Santa Maria Assunta a Campodinè, San Martino di Caminata, Santi Cipriano e Giustina a San Buceto, tutte in Val Graveglia. E restiamo in diocesi. Lunedì prossimo ripartono i corsi di canto e organo dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra. Le iscrizioni sono aperte e ci si può rivolgere all'ufficio liturgico. Sentiamo. Le lezioni dell'Istituto Diocesano di Musica sono aperte a tutte le persone che vogliono approfondire la conoscenza del canto corale e della musica liturgica per offrire il loro servizio nelle celebrazioni e nelle occasioni comunitarie. I corsi sono individuali, pianoforte e organo, poi ci sono i corsi anche di canto e poi ci sono i corsi collettivi delle materie teoriche, quindi teoria, armonia e canto corale. Le lezioni si svolgono al secondo piano di Casa Marchesani, che è la sede storica dell'Istituto. Io credo che qualsiasi persona che come dire, riesca a mettere insieme anche già poche note, ma riesca a farlo e soprattutto riesca a farlo dopo un certo numero di ore di fatica, sia sicuramente un grande traguardo che dà sicuramente piacere a se stessi, ma questo piacere poi lo si può naturalmente condividere, e condividere non soltanto dicendo agli altri guarda quanto è bello, ma prova anche tu. Allo studio ci sono anche mini corsi da avviare nei prossimi mesi della durata di 4 lezioni ciascuno per offrire le basi del canto gregoriano. La frequenza alle lezioni è aperta a tutti, anche a coloro che risiedono fuori dal territorio della diocesi di Chiavari. L'istituto nasce dall'intuizione profetica di più di 50 anni fa, con il desiderio di offrire una formazione precisa, soprattutto ai laici. L'esperienza della prima fase del sinodo ha messo infatti in luce da più parti una richiesta di formazione e al tempo stesso il desiderio di poter prendere parte a celebrazioni liturgiche vive, comprensibili, animate, che rispecchino insomma la vivacità della vita comunitaria e dell'esperienza della fede. Ecco, diciamo che la formazione aiuta a vivere meglio quella che è la liturgia, parlo in particolare della liturgia domenicale, dove ci sono gesti e parole e dove la musica è determinante. Il fatto quest'anno di iniziare di nuovo i corsi di musica con docenti qualificati e soprattutto, dico io, docenti appassionati, che possano aiutare alcuni della nostra diocesi a imparare uno strumento, imparare a cantare in un coro, non così solamente per uno scopo squisitamente didattico, ma in vista della celebrazione, quindi far sì che queste persone possano aiutare le persone della comunità a partecipare meglio, questo è decisivo. L'incontro con Monsignor Frisina poi è proprio l'esempio di come una persona tra le più famose anche in Italia
per composizione musicale, comunque per tutta una cultura che respiriamo ancora oggi, penso che sia un evento importante e un'occasione da non perdere, sia per i sacerdoti, per tutti i fedeli laici, in particolare per i cantori. Molte comunità parrocchiali festeggeranno con solennità Nostra Signora del Rosario, le vediamo in sequenza nella pagina del nostro sito teleradiopace.com. Nella chiesa di San Martino a Zuagli oggi alle 15.30 ci sarà la benedizione e l'offerta dei fiori a Maria, seguiranno momenti di gioco e di merenda. Domani alle 11 la messa solenne sarà presieduta da Don Federico Tavella, alle 12 la supplica alla Madonna e lo sparo a salve del saluto, alle 16 10.30 i vespri, la processione, alle 19.30 il saluto pirotecnico. Nella parrocchia di Santa Sabina a Trigoso di Sestri Levante, questa sera alle 20.30 Santo Rosario e messa prefestiva presieduta da Don Andrea Costa, domenica alle 11 la messa solenne presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi, alle 12 la supplica alla Madonna del Rosario. Nel pomeriggio alle 17 i vespri solenni saranno presieduti da Monsignor Piero Barbieri, parroco di Santa Maria Assunta e presidente del concapitolo della cattedrale di Sarzana, seguirà la processione, l'omelia e la benedizione eucaristica. La comunità parrocchiale di Nostra Signora Assunta Certeno rifesteggia la Madonna del Rosario, domenica alle 10 la messa solenne, alle 16 il canto del vespro, la processione con l'arca della Madonna e i crocifissi processionali, al termine la benedizione eucaristica. Nella parrocchia di Carro in Val di Vara, festa della Beata Vergine Maria Regina del Rosario, domenica alle 10 la messa, alle 17.30 il rosario, la processione e benedizione eucaristica. Lunedì 3 ottobre, infine, al santuario di Nostra Signora del Rosario a Favalle di Malvaro, il vescovo De Vasini presiederà la messa solenne alle ore 11. Le comunità francescane invece del territorio diocesano si apprestano a celebrare la memoria liturgica di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Domani alle 11 il vescovo Giampio De Vasini presiederà la Santa Messa nella chiesa dei Frati Cappuccini a Santa Margherita Ligure. Lunedì nel convento dei Frati Cappuccini di Viale Tappani a Chiavari il vescovo presiederà alle 20.45 la celebrazione in memoria del Beato Transito di San Francesco. Martedì 4 ottobre, sempre nella chiesa di Viale Tappani, il vescovo presiede la Santa Messa delle ore 18. La Fraternità delle Sorelle Povere di Santa Chiara a Levi farà memoria di San Francesco d'Assisi con due momenti. Lunedì alle 20.30 la celebrazione della nascita al cielo del Santo. Martedì 4 ottobre la Santa Messa alle 8.30 sarà presieduta dal Vescovo De Vasini. Nel tempo di avvicinamento alla festa le Sorelle Clarisse domani, domenica 2 ottobre, renderanno grazie al Signore nella celebrazione eucaristica delle 8.30 per i 25 anni di professione religiosa di suor cristiana. Al santuario di Sant'Antonio a Chiavari inizia oggi il triduo in preparazione alla festa. Ogni giorno alle 17.30 la Santa Messa, martedì 4 ottobre alle 16.45 la benedizione degli animali, alle 17 la celebrazione del transito e alle 17.30 la Santa Messa. E ora apriamo la pagina sportiva, si è aperta questa mattina a Lavagna la settimana europea dello sport. Da lunedì 3 al 7 ottobre tutti gli studenti delle scuole lavagnesi avranno la possibilità di praticare diverse discipline sportive proposte sul territorio. Quasi 700 i bambini tra i 5 e i 13 anni coinvolti e 13 associazioni sportive impegnate sul campo con il supporto di uno sponsor privato. Un banco di prova per quella che sarà l'eventuale candidatura del Tiguglia a capitale europea dello sport 2023. La giornata si è aperta con la sfilata partita da Piazza Marconi dinanzi alla Basilica di Santo Stefano a Lavagna. Il corteo si è snodato sino a Piazza della Libertà dove si è svolta la cerimonia del taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 17 è prevista la premiazione delle società. Da lunedì e per tutta la settimana per gli alunni lavagnesi sarà possibile partecipare e fare sport in una palestra a cielo aperto, piscina e all'aria aperta, riscoprendo il valore dal punto di vista educativo, sociale e della salute delle diverse discipline sportive. Mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre al Circolo Golf e Tennis di Rapallo si aprirà il campionato nazionale maestri. L'edizione 2022 è dedicata alla memoria di Adriano Brizzolari e di Michele Avanzino, due professionisti del Circolo Rapallese recentemente scomparsi, dopo una vita dedicata al golf e alla divulgazione sul territorio. L'evento farà convergere a Rapallo oltre 60 maestri provenienti da tutta Italia che giocheranno in coppia con un direttore.
Cosa succederà il 5 e il 6? Allora, il 5 e il 6 vedremo scendere in campo i migliori professionisti maestri della PGA italiana, si sfideranno su una gara di 36 buche con formula 4 pale la migliore, ci sarà la classifica individuale per i professionisti e la classifica a squadre per le coppie, quindi questo è quello che avverrà. Il 4, come abbiamo detto, sarà una giornata più ludico-sociale, quindi dedicata agli amici e ai soci del circolo, amici di papà e Michele. Ci sarà la gara su 9 buche dedicata appunto a loro e poi ci saranno eventi che saranno da collante, diciamo, durante tutta la giornata. L'importanza degli esempi nella vita e nello sport che possano essere comunque tramandati e portati avanti dalle manifestazioni legate all'attività sportiva. Beh, nel corso della conferenza stampa è emerso veramente quanto hanno lasciato di buono questi due teacher e quindi è proprio importante questo, cioè cercare di organizzare queste manifestazioni con un ricordo in particolare per coloro che ci hanno tramandato una tradizione ma soprattutto una passione. Questi sono dei segnali forti, ricordo che il golf è uno sport a rapallo anche per tutti, di conseguenza può essere un'opportunità per i giovani, per le persone meno giovani, ma soprattutto rappresenta un momento di svago, direi di stare in una location meravigliosa e per rapparlo rappresenta un unicum. Possiamo definirla la ciliegina sulla torta, questa manifestazione, per mille motivi, sia sportivi che umani? Indubbiamente sì, sono stati 6 anni di difficoltà in certi sensi, ma di grandissime soddisfazioni. Sono convinto che con tutta la squadra, e dire tutta la squadra proprio vuol dire da chiunque collabora col nostro circolo, questa sarà una manifestazione importantissima e bellissima. La tristezza poi deve passare, i due amici non ci sono più, ma rideremo proprio come se fossero al nostro fianco. Ora sfogliamo insieme le pagine dei quotidiani e poi tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire, prima pagina, il titolo: annessione esplosiva, Putin celebra l'unione alla Russia delle 4 regioni del Donbass, sfida finale agli Stati Uniti e all'Occidente, Zelensky firma la richiesta d'ingresso nella NATO. E poi più sotto, sul gas Europa si divide e l'inflazione sale ancora. E ancora la fotonotizia: Afghanistan, Kabul, kamikaze fa strage delle ultime studentesse. All'interno di Avvenire, l'approfondimento, crisi energetica, Unione Europea, accordo sulle misure di risparmio, ma c'è un nuovo rinvio sul tetto del gas. Prima pagina del Secolo XIX, la fotonotizia: Putin, riscatto nucleare, lo zar annette 4 regioni ucraine. E poi le notizie di politica interna: Lega, Forza Italia, Paletti per Meloni, Letta annuncia la costituente del PD. Vertice ad Arcore, frenata sui ministri tecnici, il segretario Dem, discutiamo anche sul nome. A centro pagina, inflazione all'8,9%, record dal 1983, riscaldamento, la spesa sarà triplicata. Prima pagina del Levante, clima di 130 anni fa in 17.000 file, digitalizzato l'osservatorio di Chiavari, l'11 novembre convegno dedicato a Casa Caritas e collegamento all'interno del Festival Meteorologia di Rovereto. E poi dalle pagine interne la cronaca: morta in casa da almeno un mese, quanto è successo a Rapallo ad un'anziana di 96 anni che sarebbe deceduta per un malore, drammatico soccorso ieri mattina in via privata della Fontana. Sempre per la cronaca, cadde con l'auto nel torrente, gravissimo al San Martino, è successo ad un 34enne che è riuscito tuttavia a chiamare i soccorsi prima di perdere i sensi. Per lo sport, Lentella perde Clemenza che rischia un lungo stop, spunta l'ipotesi Ramirez, probabile rottura del legamento crociato del ginocchio, si pensa all'uruguaiano che l'anno scorso era al Monza. Andiamo ora in redazione per le ultime notizie. Per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Andiamo a Santa Margherita Ligure, che conferma anche per quest'anno il trasporto sociale, il pulmino che garantisce alcuni brevi spostamenti urbani ai cittadini di età avanzata e non autonomi nei quartieri degli Ulivi e San Siro. Un servizio che partirà proprio domani, domenica 2 ottobre, in accordo tra Comune e Sportello in forma disabili, che metterà a disposizione il mezzo. Il servizio sarà sempre attivo la domenica e nei giorni festivi con queste modalità. Il luogo di partenza per l'andata nella piazzola di via Camminiera
Camillo Sbarbaro nei pressi dell'edicola della Madonna di Montallegro nel quartiere degli Ulivi alle 9.15. Luogo di partenza per il ritorno in piazza Mazzini vicino all'oratorio intorno alle ore 12. Naturalmente gli interessati devono prenotarsi, occorre telefonare un numero dedicato, lo 0185 20 53 61, chiamando almeno 24 ore prima, c'è anche un numero di cellulare, ma tutti i dettagli sul nostro sito teleradiopace.com. A te Cristina. Grazie, noi andiamo a vedere invece quali sono gli appuntamenti nell'agenda di Telepace per oggi pomeriggio e serata. Appuntamenti in agenda per sabato 1 ottobre. Pompieropoli a Rapallo, l'invito rivolto ai bambini che per un giorno potranno diventare pompieri. Appuntamento in piazzale Escrivà davanti all'auditorium delle Clarisse dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Lavagna in festa insieme alle associazioni sportive. Alle 9.15 in piazza Marconi prenderà il via la giornata con la sfilata degli atleti. Alle 9.45 l'arrivo in piazza della Libertà per il taglio del nastro. Alle 17 la premiazione delle società partecipanti. Alle 14.30 nella sala Ghiuschi Fini della Società Economica di Chiavari si terrà il convegno di archeologia e storia ambientale dal titolo Ramacete dintorni, aggiornamenti sulle ultime scoperte. I giochi di una volta animeranno via Cantore e piazza Croce d'Oro a Genova San Pier d'Arena. A partire dalle 15 i bambini saranno coinvolti in attività di divertimento del passato. Alle 15.30 nel complesso monumentale Priamar di Savona verrà presentato il libro I doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini, con il commento di Danilo Bruno. L'associazione Hakuna Matata propone un pomeriggio per bimbi, ragazzi, genitori e nonni. Alle 15.30 in piazza Fasce 77 a Sestri Levante, giochi, trucca bimbi, musica, merenda e la partecipazione del Mago Joe. Nell'ambito del quarto Pianeta Festival, alle 15.30 in via Giuseppe Maggio 4, appuntamento con l'opera lirica dal 700 al 900. Alle 17.30 presentazione del romanzo La ballata del letto vuoto. Alle 21 concerto di musica al femminile con Aresse Ramusino e Alter Eco String Quartet. Alle 16 all'Auditorium San Francesco di Chiavari verranno proclamati i vincitori del premio di poesia Ugo Carreca, giunta alla 25esima edizione. Torna a Rapallo la mostra internazionale dei cartoonist alle 16 a Villa Quirolo, inaugurazione de Il mondo dei fumetti, l'incredibile avventura del gruppo BRC. Resterà aperta sino al 9 ottobre. Il premio ITAS del libro di montagna si trasferisce al rifugio del Parco dell'Antola a quota 1460 metri. Dalle 16.30 cerimonia di benvenuto e presentazione del libro primo classificato Giù in mezzo agli uomini, vita e morte di Guido Rossa, scritto da Sergio Luzzato. Mostra d'arte contemporanea e poesia sarà inaugurata alle 17 a Villa Mauro nel comune di Carcare in provincia di Savona. Sarà visitabile sino al 22 ottobre. Prenderà il via alle 17 con l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore DAE, il Romagis Day, nella frazione del comune di San Colombano Certenoli. Alle 19 la messa, alle 19.45 la presentazione del libro Romaggi, la parrocchia di San Michele e il lungo cammino per l'autonomia di Sergio Gabrovec, alle 20.30 la commedia dialettale Giacumin Bello e Fantin. Alle 17.30 nella sala polivalente di via Ippolito d'Astarecco verrà presentato il libro Ava Nero, diario di bordo, scritto nel 2009, ritaglio di cultura afro-cubana. Sarà presente l'autrice Laura De Set Tienforti. Dante la musica ne parlerà Elvira Landò nella sala Liberlara in via Rivarola a Chiavari. L'inizio alle 17.45 interverrà Goffredo Ferretto. Festa Calafata sul lungomare Kennedy a Riva Trigoso. Alle 19 saranno presentate al pubblico le squadre del settore giovanile, juniores e prima squadra del Riva Samba. E si conclude così questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19.15. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata, buona domenica.